l'ottavo round del mondiale Superbike a Magnicur. La partenza di gara 1 su pista né asciutta né bagnata, scelta di gomme complicate. Niccolò Bulega azzarda le intermedie e quasi tutto lo schieramento parte invece con le slick. Manca Toprak Razatioglu, infortunato in prova. Ma al termine del primo giro un altro incidente. Questa volta sono Bulega e Jonathan Rea che cadono all'unisono senza toccarsi. Conseguenze abbastanza serie per i due piloti. Infortunati Rea al polso, Niccolò Bulega alla spalla. Proveranno a correre comunque gara 2. La gara va avanti, ci sono altre cadute. Anche Locatelli aveva scelto le intermedie ma scivola e prova a rialzare riuscendoci la propria Yamaha a continuare la gara. Intanto la pioggia si intensifica, Garde Gerloff, anche lui partito con le intermedie, prova ad andare avanti mentre comincia la girandola dei pit stop. Tempo imposto a Magnicur 45 secondi, il primo a fermarsi è Bautista, poi in rapidissima successione tutti gli altri, anche Alex Loos e Michael van de Marck che rientrano in pista a tutto gas, una pista trasformata in un campo di regata. Van de Marck fortissimo sul bagnato, anche Garrett Gerloff se la stava cavando bene, strenuamente tentando con le intermedie, ma vedete l'americano incappa in una scivolata e anche lui sarà costretto a ritornare nei box per cambiare le gomme. Il duello va avanti, Alex Loos fortissimo sul bagnato, Michael van de Marck prova a resistere fino a quando Alex Loos, vedete, perde l'avantreno e finisce rovinosamente a terra per la costernazione del box Kawasaki, occasione grandissima persa. Bautista bravissimo sul bagnato, e chi aveva detto che sul bagnato non era forte, tenta una grande rimonta, si avvicina alla zona podio mentre Alex Loos è richiamato dalla direzione di gara a fermarsi perché c'è un pezzo della carena che si sta pericolosamente staccando. Gara persa per Alex Loos, mentre Michael van de Marck arriva al traguardo a braccia alzate, una grandissima prestazione quella dell'olandese che non vinceva da 3 anni, grandissima gioia nel box BMW che quindi ammortizza nel migliore dei modi l'assenza di Toprak Razatioglu. Con Bulega a terra la classifica del mondiale rimane praticamente congelata. Vedete Toprak che festeggia in parco chiuso insieme a van de Marck che sale sul podio insieme a Bautista e ad un grande Danilo Petrucci che aveva girato pochissimo con il bagnato con le rain, ma riesce ad archiviare, a portare a casa un bellissimo terzo posto. Ecco la classifica della gara: Bautista, Petrucci, Redding, Iannone ottimo quinto, bene Le Honda sul bagnato, Lecuona sesto davanti al compagno di squadra Gerge. Questo è Michael van de Marck che non vinceva appunto da Portimao 2001, era stato il primo successo con la BMW, questo è il secondo, è la sesta vittoria nel mondiale per il pilota olandese che fa un grande favore al suo compagno di squadra Toprak e soprattutto alla BMW che adesso è in serie positiva, in striscia vincente da 14 gare. I think the biggest shout out is for my home team. They supported me in the tough year, so thank you.